Ciao! Allora, la ricetta di oggi è stecchini. Non mi devi dar fastidio, sto lavorando. Dillo te, dai, dillo te se... non lo sai, Va bene. Allora, la ricetta di oggi è bistecchine di maiale alla frantoiana. Una ricetta semplicissima e... La vuoi smettere? È una ricetta buonissima. Andiamo a vedere come si fa. Andiamo. La ricetta di oggi sono le bistecchine di maiale alla frantoiana. Gli ingredienti per questo piatto sono pochi e abbastanza semplici. Una bistecchina di maiale, di uno naturalmente, i fagioli, l'olio extravergine di oliva, dei pomodori ciliegini tagliati in 4 pezzi, sale, pepe, un po' di odori, rosmarino, salvia, aglio e nient'altro. Il procedimento per realizzare questo piatto è abbastanza veloce. La cosa diciamo più lunga è il tempo di cottura della carne, che può variare a seconda dell'altezza dai 7-8 minuti. E si procede con l'olio extravergine in padella, si mette la bistecchina all'interno della padella e si fa cuocere prima a fuoco bello vivo per 2-3 minuti da entrambe le parti. Fatto questo si mettono gli odori in maniera tale che mantengano in parte il loro colore, anziché metterli subito all'inizio. Si fa cuocere per altri 2-3 minuti e si sfuma con del vino bianco. Appena evaporato il vino bianco si mettono i fagioli, e naturalmente già cotti, con un po' del loro liquido di cottura. Si fanno insaporire insieme alla carne e agli aromi e quando diciamo siamo quasi a cottura ultimata si mettono i pomodorini. Si fa cuocere ancora il tutto insieme per un paio di minuti e si può servire il piatto.